fare una lezione un po' tecnica e anche un po' teorica, nel senso anche del concettuale della fotografia. La balena rosa Pinzi capisce che non deve farsi spaventare dall'aspetto esteriore, avere paura, perché quello che conta è come si è dentro. Quindi chi ha bisogno, andate al bagno adesso, perché poi iniziamo. The Pinzi the Whale. Che è il progetto grandissimo, ma noi proprio con la nostra artista oggi faremo un progetto bellissimo, divertentissimo. Oggi faremo delle cose che sono diverse da quelle che hanno fatto i nostri compagni delle altre scuole. Sapete cos'è un designer? Sì, no, tipo tu disegni le cose dentro al libro. Quello è un illustratore. Disegna tipo le sedie, disegna tavoli, disegna... Il progetto, nel senso, fai il progetto. Te disegni il personaggio? No! Oggetti. Però il disegno di un libro, per esempio Pinxy, può diventare un oggetto. Sì. Il computer al posto di essere della Apple è di Pinxy. Ce l'abbiamo. Se c'è luce si fa la fotografia, se non c'è la luce non si fa la fotografia. Quindi la fotografia è luce, la luce è frequenza e la frequenza è vita. Sono un designer, progetto dalla mattina alla sera, anche i giornali che voi vedete e avete portato. Il tema che abbiamo scelto è sul pane, il nutrimento di tutti i giorni. Da una cosa che tutti conosciamo come normalissima, inventiamo qualcosa di diverso. Che cosa vorreste che ci fosse dentro come ingrediente speciale? Vi chiederò di disegnare queste cose sopra queste sagome. Possiamo anche partire. E ognuno di voi può scegliere di fare quello che preferisce per fare e personalizzare il suo piccolo pane. Io ve li do a caso? Sì, sì, sì. Posso avere quello arancione? Allora, tutti a tirare. Pronti? Via! Vai, Isaac! È un bel pesce luna, eh? Vai, ancora un altro pesce. Questo non è proprio il tonno, vedi, è un pochino panciuto. Poi chi c'è? Bellissima questa. Abbraccia boschi. Abbraccia boschi. Abbraccia boschi. Tutta questa lezioncina qua sulle parole per dire che comunque uno può anche inventarsi le parole. Cosa? Va bene, si capisce? Allora, fase 1, si prende il libro. Uno al suo, un libro. Poi, adesso vi dovete concentrare e se c'è una pagina che vi colpisce, sì, che ci piace tanto, tantissimo, che vi interessa, le piegate un angolino. A me mi colpisce tanto le mie pelle. Occuparsi di questo mestiere secondo me vuol dire sempre trovarci un pizzico di divertimento nel metterci dentro una cosa nuova. Lì cosa dici? Sul podio c'è ancora blu. Vero. Bella, però, che bella idea. Cosa c'era? Su quella palla di vetro ce n'è una più piccola. Allora sono due. Sono due palle, una grande e una piccola. Quella più piccola ha un trucchetto, in qualsiasi posizione tu la muovi sulla sfera sotto, lei si ferma e sta lì. Se la giri per leggere o la giri per guardare per terra o la giri per illuminare il soffitto. Possiamo svelarle, quindi sono tutte uguali e sono tutte trasparenti, però comunque possiamo intervenire e riprogettare questa lampada per farla più vicina al nostro gusto. Questo qui è il punto di partenza da cui tutti voi partirete. Se voi annusate questo pezzo di legno non sentirete niente. Se la vedete dal lato ci sono due ruote e un rettangolo. Lavoriamo e riusciremo a fare una forma diversa. Esatto. Avete visto qua quanti designer che abbiamo coinvolto? Ogni designer si è divertito innanzitutto a progettare un gioco. Quindi meglio di così. La cosa bella di queste macchinine e di quello che troverete voi è che potete personalizzarla, vedete? Che sono uguali queste qua, no? Cos'è? È diverso? Plastica! Allora, per cui abbiamo capito che è plastica. Allora, il fatto che sia tutta di plastica ha un valore importante.
perché quando questa lampada non servirà più può essere riciclata al 100%. Ascoltate ragazzi, adesso disegniamo solo voi la vostra sagoma, la vostra altezza reale, come siete, vi potete dipingere come volete. E adesso facciamo così, che venite 10 bambini da questo lato e 9 bambini da questo lato. Dopo provate a fare i design, entrate dalla parte, e poi uscite. Che cos'è? Di cosa è fatto? È carta? Legno! Legno! Il cucchiaio, usate la parte dietro, che è meglio, questa qua. Io la forchetta. E anche la forchetta ha la parte questa qua. Sì. E andate a fare i disegni su questa parte nera. Vedi? Sì, dovete togliere il buio. Sì, dovete togliere il buio. Calcate bene, togliete bene quel buio pauroso lì. Cioè, se c'è uno che ha un fotografo in fronte e due di lato, dice, vedete la mia razza. Se invece c'è una serie di fotografi lungo il corpo, lo vede e dice, questa è di un'altra razza. Capito, Matilde? Eh? Era questo che volevo capire? Il bello deve essere scoprire cose nuove. Questi sono solo. I fogli servono per pensare le vostre idee, la carta, una penna, una matita, e cominciate a disegnare. Dopo, una volta che avete disegnato le ruote, la sagoma che volete, potete anche tagliarlo. Chiedete al vostro angelo dove dovete mettere l'oggetto e lo mettete, senza dubbi, neanche un dubbio. Fatto. Fatto, velocissimo, bravissimi. No, questa è bella. Sto guardando se c'ho il pesce sciamato. Allora, chi è che voleva fare il tondo? Io faccio questo. Aspetta, aspetta. Che vuoi? Milania. Milania. Anch'io, anch'io. Pippo Ferrovia. E il tram trainato dai cavalli. Il cavallo. Cavallo degli acqui. Cavallo del fiume, potamos in greco il fiume. Ho fatto partire il programmino apposta con tutte le fotografie. Adesso le guardiamo e la apriamo. Va bene, allora questa è una fotografia. Vediamo qui che cosa posso far vedere. Il primo errore è una fotografia fatta così, tramite, senza pensarci molto. Allora, sedetevi tranquilli, adesso vi spiega tutto quello che dovete fare. Eh? Allora, un attimo di pazienza che iniziamo. Pronti? Le mie orecchie bene, bene aperte. Voi oggi sarete gli illustratori di questo libro, gli autori del disegno. Libro scritto da Lio Fiorucci, illustrato da ciascuno di voi, contiene la storia pagina per pagina, il racconto di Elio. Voi ogni pagina la illustrate, sì. Che c'è il racconto e c'è il disegno. Dunque, allora io volevo raccontarvi cosa mi è successo, perché un giorno guardavo e ho visto un nocciolo di pesco. Questo nocciolo fuori è rugoso, però il lettino dove lui sta dentro è molto liscio e il suo lavoro è quello di spaccare questo nocciolo ruvido. Esce fuori e cosa fa? Incomincia a mettere le radici. Questo piccolo ingegnere capisce quando deve fare le radici per mangiare, quando deve fare il tronco, e allora incomincia a lavorare e fa crescere questo legno fino a formare l'albero. E lui ha già dentro la sua testa come deve essere fatto l'albero e poi decide di fare le foglie. Le foglie servono all'albero per respirare. Ad un certo punto lui fa una cosa miracolosa, decide di fare dei fiori. Lui deve trovare un colore bellissimo che si chiama rosa pesca, vedi? Ma la cosa più impressionante è che il fiore di pesco ha un profumo, meraviglioso. Poi da ogni fiore decide di fare una pesca. E la meraviglia è questa, che noi pensiamo che lui abbia un orologino dove gli dice in che mese deve fare le pesche, in che mese deve fare il fiore, perché non si può spiegare. Vuoi chiedere una cosa? Usa il potere del mondo, non il suo. Usa il potere del mondo, non il suo. Bravo, questa è una risposta giusta. Cioè lui è in contatto con la madre natura, diciamo, con il cielo, con il creato, con il creatore.
Tutto questo però è un grande mistero. Io volevo raccontarvi questa cosa della pesca, però voi siete intelligenti e avete già capito che tutto ciò che ci circonda è fortunatamente una magia. Allora io lo dico, va bene? E
mi è piaciuto molto passare questa mattinata con voi, perché siete molto bravi, siete lucidi, siete vivaci, siete intelligenti, e questo è il merito vostro, dei vostri genitori e delle vostre maestre. Va bene? Bravo. Bravo.